maggio 1947. A Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, si riuniscono circa 2.000 lavoratori della zona di Piana degli Albanesi per festeggiare il primo maggio e per manifestare a favore dell'occupazione delle terre incolte dei latifondi. La gente in festa è colpita improvvisamente da raffiche di mitra, provenienti dalle colline circostanti. Muoiono 11 persone, fra cui due bambini, mentre altri feriti moriranno nei giorni seguenti. Si scoprirà in seguito che esecutore materiale della strage è stato il bandito Salvatore Giuliano con la sua banda. I mandanti però non saranno mai identificati. Allora io quando è stato sposto la Ginestra avevo 22 anni, come cittadino, perché io come ho visto sparare sono scappato. Devo dire la verità, non è che sono come quelli che dicono orgoglioso. Ora torno su Giuliano, che lui dovremmo definire che andò a fare il contrabbando. Giuliano è stato un criminale, perché Giuliano tutto doveva accettare, ma non di venire a sparare qua, mezzo ai bambini, mezzo alle donne, mezzo tutto. Lui dice no, ma ammazzate a me, ma io non vado a ammazzare la gente innocente là. Era un uomo, come noi abbiamo nella storia il brigadiere oppure tenente dei carabinieri che è d'acquisto, che lui ci ha dato medaglia d'oro, perché lui è avevano fucilato 30 e lui si è messo davanti e ha detto no, quelli sono innocenti, fucilate a me, e hanno fucilato a lui. E Giuliano doveva fare lo stesso, siccome era un criminale. Ma ora un'altra cosa ancora, lasciamo Giuliano. Parlo con lei, domani lei dice che c'è un appuntamento con Don Giotti, con Lumiere. Guarda che i morti là, nella cappella, la cappella mortuaria là, quando vado io dicono vogliamo sapere i mandanti. Noi non interessa Giuliano, vogliamo sapere i mandanti a Lumia, a Don Giotti, a tutti questi uomini politici. Se non ci dicono i mandanti, io il primo, non dice, perché io quando vado là, loro parlano, i 11 morti là, mi parlano e mi dicono ma tu sei vivo per forza. E io ci dico, senti, voi altri non siete mai dimenticati nella storia di questa cosa, noi sì, sopravvissuti, ma voi non siete mai dimenticati, ma state tranquilli che fino a che moriamo vi dobbiamo dare, perché accanto a loro, a quelle vittime, vogliono i mandanti, perché dovete sapere una cosa, come prima, che nella scuola, sa chi studiava a Piana, il figlio del dottore, perché su tutta Piana, che allora eravamo molti, ora sono gioventù e poco, 4-5, quelli che avevano possibilità. Poi la scienza proprio, perché lui aveva un cognato che era una scienza e non ha studiato, che non aveva soldi. Perciò studiava il figlio del dottore, il figlio del farmacista, il figlio del professore. Ora noi vediamo, perché noi sa perché siamo arrivati qua, perché molti figli dei lavoratori, e ingegnere, più avvocato, è meglio di loro che avevano i soldi. Perciò questo dovete studiare tutti, vi dovete laureare, che quando voi vi laureate parlate meglio, sapete parlare e vincete qualsiasi guerra. Qualsiasi guerra vuol dire vincete la pace, con le scuole, vedevo che era, cioè, ci è venuto male, ma poi quando è accaduto ho visto il sangue, e io come ho visto il sangue ho capito che quelli che sparavano non erano i mostaretti della festa, capivo che erano i mostaretti della festa, ma quando ho visto lui ha detto, ho scappato, non potevo più, perché noi eravamo quattro fratelli, ora siamo tre, che uno non c'è più. Tutti i miei fratelli, che io sono il più grande, erano tutti lungo la strada, perciò io scappo, però poi mi ritorno per vedere i miei fratelli dove erano. Insomma, è stata una cosa che noi solo vogliamo, i mandanti, a Don Giotto, a Lumia, al Presidente della Repubblica, a Prodi, a tutti i nostri dirigenti, vogliamo i mandanti. Però al più presto, perché io posso campare sì, fino a 20-30 anni, più no. Poi non so se non siamo fatti a tempo a dirtelo. Perciò i mandanti vogliono sapere là e li dobbiamo mettere vicino alla cappella.